Un barcone carico di migranti è naufragato in acque territoriali italiane. I militari della Guardia Costiera hanno soccorso 7 siriani che si trovavano su una barca capovolta. Superstiti raccontano d'essere partiti in 28 dalla Libia lo scorso 1° settembre e che dopo un giorno di navigazione si è verificato l'incidente. I superstiti hanno perso i cellulari. Disperse, stando ai racconti dei 7 siriani, ben 21 persone, fra cui 3 bambini. I profughi sono stati sbarcati a Molo Favarolo di Lampedusa e già trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola. Mentre si avvicina la data del 3 ottobre in cui si farà memoria non solo delle vittime di quel tragico evento del 2013, ma di tutte le vittime del mare, il cui numero è ormai impossibile da definire, una nuova tragedia trova spazio fra le righe dei notiziari italiani. L'ennesimo naufragio con altre 21 vittime, fra cui alcuni bambini, sono le parole di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Solo in quest'anno si calcolano oltre 1000 morti nel Mediterraneo, un numero impressionante di vite spezzate che potrebbe essere molto più elevato, stando a quanto ci riferiscono i nostri osservatori che dalla Tunisia hanno visto partire centinaia di barchini in lamiera affondati prima di arrivare all'orizzonte. Ciò che impressiona è lo stupore che ogni volta che avviene un naufragio ci colpisce come se fosse il primo e soprattutto come se non sapessimo che purtroppo non sarà di certo l'ultimo. Sappiamo che per quanto le politiche del governo stiano riducendo il numero degli arrivi, nessuna politica potrà mai riuscire a frenare del tutto i flussi migratori che coinvolgono oggi oltre 218 milioni di individui in tutto il mondo. Occorre, prosegue Monsignor Alessandro Damiano, dunque un cambio di paradigma nell'affrontare la questione migratoria, favorendo canali di ingresso legali e il rilascio più agevole dei visti e soprattutto incrementando notevolmente gli investimenti nella cooperazione internazionale per favorire un reale e giusto sviluppo economico dei paesi di partenza.